sui rimpatri dei migranti economici. Dove sono, Presidente? Ad oggi poco o niente. D'altronde, come potrebbe essere diverso? Avete azzerato il fondo rimpatri, che fino al 2013 era di 90 milioni, mentre oggi è ridotto a briciole, ma non perché li avete spesi per le finalità, ma perché l'avete spolpato per finanziare il sistema di accoglienza dove i Buzzi e gli Odevine e chissà quanti altri hanno attinto a piene mani. E sul ricollocamento dei profughi con evidente bisogno di protezione internazionale. Dopo mesi di agenda europea è stato trovato un accordo sui 40.000 migranti, di cui 24.000 dall'Italia per i prossimi 2 anni. Poco, anche considerando l'altra quota di 15.600, visto che solo da inizio anno, solo di sbarchi si sono registrati 500.000 migranti tra Italia, Grecia e Spagna. La scorsa settimana, come governo a Lampedusa, avete organizzato persino una cerimonia in pompa magna e codazzo di televisioni al seguito del ministro Alfano per la partenza di 19 eritrei verso la Svezia. Non fa nulla se nella stessa giornata e in quelle successive ne sono sbarcati a migliaia e se negli stessi giorni ne avete spediti a centinaia nelle regioni italiane. Qui bisogna dire come stanno le cose per smascherare la vostra ipocrisia. Potranno essere ricollocati migranti con nazionalità che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, dunque siriani, eritrei e forse iracheni. E visto che nel 2014 meno di 1.800 di queste nazionalità hanno fatto richiesta di asilo in Italia, dubito che in questi 2 anni raggiungeremo quota 24.000. Presidente, è come se con un bicchiere si cercasse di svuotare l'acqua da una nave con una falla enorme. Non riuscirete mai.